Buongiorno Daido, nella grande corsa a proporre il miglior servizio di intelligenza artificiale, quella che ha portato al recente lancio del nuovo Bing di Microsoft e all'imbarazzante presentazione di Bard di Google, mancava ancora il terzo grande attore del mondo cloud, cioè Amazon. Forse per rincorrere gli avversari e provare a recuperare terreno, però queste sono mie considerazioni, magari sono totalmente fuori strada, Amazon ha annunciato una partnership con Hugging Face, che espande una precedente collaborazione che era stata lanciata all'inizio del 2021. Per chi non lo sapesse, Hugging Face è una startup fondata a New York nel 2016 che offre una serie di modelli di apprendimento automatico e sistemi generativi di AI. Naturalmente la partnership riguarda AWS, cioè Amazon Web Services, la divisione cloud di Amazon, e il comunicato di Hugging Face parla di accelerare la disponibilità di modelli di machine learning di prossima generazione, rendendoli più accessibili alla community per raggiungere le migliori performance al minor costo. Quindi AWS integrerà i prodotti Hugging Face nel suo portfolio, incluso il nuovo modello di linguaggio a cui stanno lavorando, che si chiama Bloom. Non si sta parlando, come nel caso di Bing e Bard, di prodotti disponibili agli utenti, ma di servizi cloud. Quindi la strada scelta da AWS è diversa, ma va comunque sempre nella direzione di offrire servizi di intelligenza artificiale agli utenti di EC2, che potranno deployare il modello direttamente dall'interfaccia web. Non ci sono dettagli finanziari dell'accordo e comunque AWS è già il cloud provider dove i modelli di Hugging Face sono deployati più spesso, anche se non è l'unica. E in chiusura aggiungo che AWS ha già una partnership con Stability AI, che è la startup che sta dietro a Stable Diffusion, che è un modello di generazione di immagini open source, praticamente un concorrente di DALL-E di OpenAI. E niente, era tutto, quindi oggi puntata velocissima, grazie per avermi seguito e ci sentiamo alla prossima. Ciao!